partito, ammesso, il quale qualche giorno dopo la sua deposizione ha chiesto di parlare col procuratore della Repubblica, il quale era occupato, ha chiesto di parlare più volte con la SAM, con i funzionari della SAM, e ci ha parlato dicendo in sostanza: io ho deposto già davanti alla Corte, però ho un'altra circostanza da dire che mi pesa e la voglio dire. Non ci dica qual è, naturalmente. No, no, no. È una circostanza relativa a una persona che lui ha visto in un certo giorno, in un certo posto molto importante come orario e come posto per il processo. Questa persona ha riferito poi alla SAM nei dettagli questi particolari di ciò che ha visto. La persona è il signor Nesi. Nesi? Nesi. Che udienza era? Era un'udienza delle prime, Presidente. Ah, qui il nemico di Pacciani. Il nemico di Pacciani, perfetto. 23 maggio. Nesi Lorenzo. Per forza. 23 maggio. È quello che gli volevo tirare la sgabellata. Il pubblico ministero vuole iniziare, per cortesia. Signor Nesi, lei dopo aver deposto l'altra volta ha fatto sapere e ha detto che aveva necessità e aveva bisogno di parlare e di dire altre cose. Le vuol dire alla Corte? Esatto. Cioè, mi riorganizzo un attimo l'idea. Bravo, signor Grillo. Avvocato, per favore. Dunque, il giorno che ci fu l'assassinio degli Scopeti, o i morti agli Scopeti, io sapevo già questa cosa da quando venne fuori il nome Pacciani. Questa cosa consiste in questo. La sera del delitto degli Scopeti, io passai dagli Scopeti, tornando di fuori, in quanto che era chiuso la superstrada Firenze-Siena dalla Certosa all'uscita di San Casciano, e passai dagli Scopeti. Perché... Dove era stato, scusi, vuol dire? Ero stato in montagna. In una... Dove? In una casa in montagna, il posto, dottore, non glielo so specificare bene. Era stato con qualcuno? Sì, 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 sì. Poi ci dirà, andiamo avanti. Lei tornava da questa... Tornavo, era una domenica, era la domenica. Era una domenica. Era una domenica. Una domenica, sì. Una domenica sera, l'ora bisognerebbe quantificarla dopo in seguito in base a... Però... Ci spiegherà, ecco. Perché mi ricordo bene di questa cosa? Perché il lunedì venne fuori il delitto degli Scopeti. Venne fuori come? Lei come lo seppe? Lo seppi. In quanto che il delitto di Scopeti fu scoperto da Luca, noi si chiama Pecchioni, ma comunque Luca Santucci, cui abitava a 100 metri da casa mia, venne questo ragazzo da Vespa e disse c'era un morto agli Scopeti, verso le 3:30, le 4 o così. Bene, dopo in un secondo tempo, subito dopo, nelle prossime ore, venne fuori che il delitto apparteneva alla serie dei delitti del mostro, che viene chiaro dire porca miseria, guarda, sono passato di lì ieri sera, viene chiaro e rimane nella mente, questo sia chiaro. Bene, passa il tempo, passano gli anni, viene fuori Pacciani, che è sospettato di questi delitti, viene fuori viene fuori ripensando nel cervello, forse c'è delle cose che rimangano, viene fuori di tirare a Fagiani con la pistola, viene fuori ripensando, viene fuori la lettera di Vanni, viene fuori insieme a queste cose anche che quella sera al bivio che si va
che si viene dagli Scopeti da Firenze e che si viene da Chiesanova, diciamo, so se lei conosce la... Con la via di Faltignano? Non so come la sia. Vabbè. Viene fuori che a questo incrocio, mentre io torno... Quella domenica? Quella domenica, vedo Pacciani. A questo incrocio c'è un vis-à-vis. Vedo Pacciani. Allora dico, beh, Pacciani è andato, non mi ricordo come la chiamavano, l'ha sperduto. Che abitava lì, l'ha sperduto? L'ha sperduto, abitava da questo incrocio, ora non so se abitava allora nell'85, quando abitava a 700-800 metri da questo incrocio. Dissi Pietro. Pensò lei? Sai, una cosa, io trovo lei, trovo lui. Pietro è andato a mangiare la pizza, cosa? O Pietro è andato, pensai, Pietro è andato da questa, la chiamavano Prilla, Trilizza. Perché lei sapeva che ci andava, scusi, come sì, mai sì, pensò? Sì, sì, sapevo che ci andava perché me lo raccontava il Vanni. Glielo raccontava? Il Vanni. Il postino Vanni, bene. Quindi lei pensò, vabbè, il Pacciani sarà andato dalla sperduta. Io dissi, io sono andato alla sperduto, che vuole io nell'85, io prendo, passo ospedaletto, sorpasso. Lo vede bene? In che modo lo vede? Attenzione, facciamo una distinzione chiara. Era in personalmente macchina. Io, non confondiamo, dottor Canessa, no? Non confondiamo, personalmente io personale, Nesi Lorenzo, sono convinto che era Pacciani Pietro. Come mai ne è convinto? Allora, mi scusi, perché non l'ho detto nell'udienza? Non l'ho detto perché ero sicuro per un tribunale, per me personale, sicuro al massimo. Però per un tribunale gli davo un 20 o anche 30% di scarto, perché in un tribunale va detto cose, credo, precise, inequivocabili. Quando è venuta in me la cosa che ha fatto scattare un 10% o anche un 20% in più, quando Pacciani Pietro il 22-21, quando sono venuto qui, non mi ha riconosciuto. Pacciani Pietro non mi ha riconosciuto perché credeva che gli dicessi questa cosa. Perché Pacciani Pietro, a me mi conosce bene, gli si può domandare se mi conosce. Allontanatelo, allontanatelo all'aula, immediatamente. Pietro, di buffone non lo voglio. Fuori. Gli atti al pubblico ministero per questo ennesimo oltraggio. Sì, presidente. No, lei vada fuori, Pacciani ora lei va fuori. Gliel'avevo già detto e adesso basta. Presidente, chiedo scusa, diciamo, ha ragione anche lei. Certamente. Può prendere è la, lui è la terza zitto. O la quarta volta che oltraggia i testi. Lui sta zitto, ma è la quarta volta che certamente, ma capisce, oltraggia una persona che gli dice che lui può essere l'assassino. Ha diritto di difendersi. Ma non gli dice buffone, non gli dice buffone. Sbaglia pure il mio. Non gli dice buffone, non ha diritto di oltraggiare. Ma sì, insomma, io non voglio dire che ha fatto Presidente. In ogni caso questo è un provvedimento di competenza mia, siccome l'avevo già ammonito. Certamente, signor adesso se ne sta un po'. Non abbia paura, lo farò rientrare poi. No, perché io volevo che lui stesse a sentire quello che dice questo signore, è molto importante per lui. Sì, ma per me Pacciani può benissimo stare, basta che non mi offenda, perché io non lo offendo. E no, certamente. Guardi, lei, non gli sta facendo lei adesso, Pacciani, è fuori, è meglio per tutti. Poi lo faremo rientrare, non ora, più in là. Nel frattempo vada avanti, per favore. Allora, forse sì, ecco, lei stava, gliel'ho già spiegato. Ci stava spiegando come mai. Come mai? Cioè, Pacciani, ripensando dopo, perché non mi riconosce? Perché Pacciani, in questo incrocio, che io vidi Pacciani, ma vidi Pacciani così nel 1985-84. Ma aveva una macchina, aveva qualcosa? Sì, sì, erano macchina, erano due. Erano due, che erano due, facciamogli sono sicuro. Finire questo ragionamento. Bene. Perché
Ecco, quindi lei dice... Era una cosa, signor Presidente... Che ha riconosciuto, ha fatto finta di non riconoscere. Ha fatto finta perché Pacciani non mi può non riconoscere. Secondo lei. Perché senta, non può non riconoscerla? Perché lei è uguale a come perché non mi può riconoscere? Perché io se fosse stato 10 anni fa o 20 anni fa magro e oggi fosse diventato grasso, non mi poteva riconoscere. Se avesse avuto capelli e oggi sono calvo, non mi poteva riconoscere. Ma io... Ma vi vedeste bene a questo incrocio perché eravate quasi fermi, non lo so. Dottor Canessa, non ammetto queste domande. Avvocato, ma non le ammetta, favore, le lasciamolo. Vogliamo, no, Presidente, vogliamo... queste domande non le ammetto. Perché no? No, perché eravate quasi fermi. E dice o sì o no. Avvocato, no, Presidente, io vorrei per il momento che non si ponga alcuna domanda. Vogliamo far raccontare al teste tutto quello che sa e poi dopo cominciamo con le precisazioni. Senza fare domande suggestive, va bene? Ecco, prego. Chiaramente ogni posi per il filo. Lei racconti tutto, poi le domande. Teoricamente io gliel'ho già detto. La molla che ha fatto scattare questa mia seconda testimonianza, e mi creda in tutta onestà, in tutta sincerità, Pacciani non mi riconosce, perché lui quando mi ha visto salire i tre scalini lì, gli ha detto questo mi dice che mi ha visto agli scopeti. E io questo non lo dicevo. Questo l'ha pensato lei, questo lo ha pensato lei. L'ho pensato io, sì, ah, per l'amor di Dio, l'ho pensato io, non mi riconosce perché lui sa che lui mi ha visto al bivio degli scopeti, che dopo era, sia chiaro, era a 1 chilometro di dove sono stati ammazzati i francesi, cioè non mi ha visto, e metta in questa cosa uno scarto a oggi del 10% come tribunale, perché se Pacciani gli avesse avuto la 500 era inconfondibile, non c'era possibilità di sbagliarlo. Perché non c'era possibilità di sbagliarlo? Perché Pacciani nella 500 un omone grosso la riempiva tutta, la riempiva, gli aveva, sì, gliene può domandare, gli aveva uno sterzino di questi tipo corsa che non in senso dispregiativo, Dio me ne guardi, sembrava di questi fumetti, queste omoni grossi e sono su quelle macchinine piccole e guidano. Ecco, detto, ecco, lei Pacciani dire, nella 500 gliel'avrei dato. Invece quella sera? Eh? Invece quella, perché non ci ha ancora detto, scusate se. L'abbiamo detto. Non ci ha ancora detto come lo vide. Come lo vide? Era a piedi, in macchina. No, in macchina. In macchina. Ora, la macchina nuova di Pacciani, questa Ford, io al tempo l'avevo vista meno della 500, sicché ho questi dubbi. Per un tribunale ho questi dubbi, però per me era Pacciani. Ma che macchina era? Era una Ford Fiesta. Ora facciamo domande specifiche. Non era una Ford Fiesta, meno male. Era una Ford Fiesta. Sì. Invece quella, perché ci ha ancora detto, scusate se... Non ci ha ancora detto come lo vide. Come lo vide? Era a piedi, in macchina. No, in macchina. In macchina. Ora, la macchina nuova di Pacciani, questa Ford, io al tempo l'avevo vista meno della 500, sicché ho questi dubbi per un tribunale, però per me era Pacciani. Ma che macchina era? Era una Ford Fiesta. Ora facciamo domande specifiche. Non era una Ford Fiesta, meno male. Era una Ford Fiesta. Sì. Senta una cosa. E l'orario lei come lo può ricostruire? Voi tornavate, perché eravate l'orario, più persone, no? Tornavate, ha detto, da una gita in montagna. L'orario glielo ricostruisco un po' male. Proviamo. Cosa avevate fatto e tornavate a casa? Noi si stette tutti i giorni in montagna in questa casa. La sera, diciamo, al tramonto, all'imbrunire, si venne via. Dunque questa è una casa che si esce dall'autostrada a Roncobilaccio, si fa un pezzo di statale, non mi ricordo come si chiama il posto, si fa un pezzo di statale e la sera si venne via ad imbrunire. Andaste subito a casa? No, ci si fermò a mangiare una pizza. Qualche posto? Una pizza
eravamo due macchine e tre amici. Su due macchine eravate tre amici o tre nuclei familiari? Tre nuclei familiari. Nella sua macchina c'era anche qualcun altro? Sì, c'era solo sì, sì, sì. Un altro nucleo familiare? Sì. Beh. Si tornò, si mangiò questa pizza, si riprese la... La pizza dove la mangiaste? Ci serve per l'ora. L'ora io non no, me la so pizza dove la mangiaste? Preciso. Ora bisognerebbe fare un discorso. Dove mangiaste la pizza, voleva sapere. No, non me lo ricordo. Sulla strada sì, in un paese vicino a questa casa. Che ah, prima di entrare in autostrada? Sì, 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 sì. Poi uscite a Certosa, dove uscite? A Certosa. E fate sì. La via normale, via Scopeti sì, e andate noi, a San noi per Casciano. Tornare a San Casciano si fa la superstrada. Nel momento c'era la superstrada chiusa, dalla Certosa all'uscita esatta. Quindi foste costretti a pigliare via degli Scopetti? Sì, vabbè, si può fare. Vabbè, prendeste via degli Scopetti? Noi si va a San Casciano, io ho sempre fatto gli Scopetti. Quindi che orario così ricostruito approssimativo potrà essere stato? Diciamo dalle 9:30 alle 10:30. Un orario di questo genere. Però questo non glielo so dire. Di sera dopo cena. Voglio che tu capisca bene, cioè mi ricordo. Se capisco. Guardi noi. Voglio che tu capisca bene la tecnica e come gli è stato fatto, come è avvenuta. Cioè a questo bivio, se lo conoscete, lo vedete benissimo. Noi andremo, porteremo la corte se necessario, faremo una. Vu vedete nuova... benissimo. A noi vogliamo farlo conoscere alla corte, avvocato. Se necessario ci andremo, comunque. Sì. Vabbè. Io lo conosco. C'è anche una domanda della casa. Se non c'è sì. Altre domande. No, questo l'orario è questo. È lei un dice... ripensamento su quello che Pacciani non mi conosce. E lei le è rimasto le è venuto in mente per questo. Non mi conosce perché, per vista mia personale, non mi conosce perché come ho visto lui, lui gli ha visto me. Perché l'ha visto vi siete guardati negli occhi? È chiaro, quello un bivio. C'è un po' di luce su quello. Avvocato, guardi, mi perdoni, io ho tutta la stima, ma io voglio mia, lei la mi fidi per il culo. Guardi, lei non. Ma chi è? Cosa ha detto lei? Lei no, no lei, la mi fa non... così, da no, e fa, abbia fatto. Non guardi l'avvocato. Ho tutta la stima favore, di lei. Per favore, signori, per favore. Teste sta offendendo. Ma scusi, poi lei mi faccia tutte le domande che vuole, non mi faccia gesti, non... le ripeto, ho tutta la stima di lei. Non parli con nessuno, lasci stare le battute, parli con noi e basta. Senta una cosa, signor Nesi, lei se non ho capito male ha detto eravate tre nuclei familiari su due macchine. Sì. Lei era davanti o era dietro? Erano due macchine in fila? No, una macchina alla Certosa, un nucleo abitava a Firenze, sicché andò per conto suo. Andò a Firenze. E un nucleo invece abitava a San Casciano? Un nucleo abitava. L'accompagnò lei? Sì. Quindi a questo incrocio anche questi signori videro questa macchina non conoscevano? No, perché non conoscono né Pacciani. Capisca il discorso, dottor Canessa. Fu un coso suo? Coso mio, Pietro è andato dalla Sperduto. Lei pensò. Sì, la chiamava Trillo Prizzilla. Perché abitava lì, lei fece due. Abitava lì, disse. Sono andato, è andato. Bene. Fece 2+2. Un'altra cosa, ma con questi signori che erano con lei in macchina, quest'altro nucleo familiare, quando il giorno dopo lei si accorse che era avvenuto questo fatto, per caso ebbe modo di dire. Ma ieri sera mi sembra averci visto Pietro. No. Non ne ha mai parlato. No, perché nel 1985 nessuno parlava di si pensi che noi Pietro. Questi signori è inquisito di giusto, ha perfettamente ragione. Questi signori hanno una casa a Roncobilaccio? Ce l'avevano allora. Questi ora, signori no, a Roncobilaccio è un paese che non mi ricordo da quelle parti. Per vedere se questi signori ricordano della gita ci vuole dire chi sono questi signori. Qui la mi mette in imbarazzo. Come la mai? La mi mette in imbarazzo in questo senso. È una gita? Sì, sì, in questo senso. Che non voglio. Uno dieci alla Certosa, sicché sì, quello è. Ma beh, anche se è uscita alla Certosa ci non voglio essere. Non voglio mettere in imbarazzo. Che persone. Imbarazzo è? Si tratta di chiedergli se avete fatto una gita sì, a Roncobilaccio. Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Il resto ce l'ha detto lei. Capisco che non è piacevole venire davanti ai giudici. Però dovranno, però, cioè, dovranno loro solo. Mi possano dire domani. Io non mi posso dire domani, Onesi dice, ma a te chi te l'ha data l'autorizzazione
a far questo? Ma andaste a Ronco Bilaccio? No, lei capisce, lei lo capisce bene, no? L'importanza di quello che si fa in quest'aula, sì, e quindi sì, a capire. E se non ero io. E allora ci dica i nomi, anche perché poi lei è tenuto a dirli. Comunque ce li dica. Senta, senta una cosa, Presidente. È possibile fare, tanto questi hanno da dire, è possibile far verbalizzare questi signori, per esempio, in una caserma dei Carabinieri? No, non è possibile. Guardi, al limite, lei ce li deve dire, poi dopo quel che sarà, non si può fare una trattativa privata, capito? Sì, va bene. Troppo mi vado a dare. Non commentiamo, non commentiamo, avvocato, nessun commento. Come l'ha detto? Nulla, lei non stia a sentire quello che si dice in giro. Lei parli solo con me. Allora, per favore, ci dica chi sono questi nomi, lei è tenuto a dirlo. Ho detto, la mi mette... La imbarazzo, mi mette, va bene, io guardi, lei ha già io guardi, mi perdono, io glieli scrivo su un foglio di carta, gliene consegno a lei. No, lei non... Ce li dica, via, su, tanto. Come si chiamano? Via. Come si chiamano? Non glielo posso dare a lei e lei... Ma guardi, io la do al cancelliere e lo leggo poi alla corte, se si vuol togliere... Signor Nesi, guardi che... lei diventa poco credibile se non lo dice, si capisce? Onestamente... di essere credibile o non credibile, insomma, mi importa perché io quello allora, che ho appunto, e allora no. Capisce da sé. Quindi, allora, come si chiamano? Via. Una è mia moglie, Nannicini Paola Lolita, che era in macchina con me. Un altro signore è Nesi Rolando, abitante a San Casciano, ora non so se ha cambiato indirizzo perché... Suo parente? No. Ah, è un omonimo. E poi? E sua moglie. E sua moglie. E suo figlio, ma il suo figliolo già aveva 5 o 6 anni. Era piccolino. La moglie. L'altro andò a Firenze, sicché quello. Sì. Allora, la sua moglie. L'altro voglio sapere io, Presidente. Quello di Firenze. Diciamo anche gli altri, via. Avvocato. No, qui lei non può parlare con l'avvocato. Lei parla solo con me che rappresento la corte. Basta. Quindi allora. Ed è giusto. Ci dica anche, non importa se poi sono andati a... Massoli Pasquale. Quindi l'altra auto c'erano Massoli Pasquale. E sua moglie che non so. E sua moglie di cui sconoscevo. Questi signori dove stanno? Massoli, ora, io mi sono spostato da San Casciano a Tavarnelle, sicché li ho un po' persi di vista. All'epoca dove stava questo signore? Chi è? Massoli Pasquale. Gli stava a Firenze, però io mi sono spostato e lavoravo a San Casciano. Mi sono spostato da San Casciano a Firenze e di conseguenza a Tavarnelle, scusi, e di conseguenza gli ho un po' persi di vista. Okay. Comunque il nome è questo qui, Massoli nome... Pasquale. Lavorava a San Casciano. Lavorava, aveva un negozio a San Casciano o ce l'ha ancora, non lo so. Un negozio di che cosa? Di tappezzeria. Tappezzeria a San Casciano. Beh, credo che non sarà difficile, penso. Se la corte ritrovarli eventualmente ce ne fosse bisogno. Vogliamo andare avanti con le domande? Sì. Che sono veramente poche. Lei ha aggiunto, mi sembra, quando diceva queste cose che oggi ha riferito, anche che si era su quell'episodio, a questo punto marginale, ma dei fagiani, che lui sparava con una pistola ai fagiani, ha aggiunto qualcosa di aver visto qualche fagiano lei? Che aveva qualche... Una volta, ma col beneficio dell'inventario, un fagiano che era sotto una fascina, che era sotto una fascina morto, con un buco qui. E era un buco di arma? Come mai l'ha raccontato dopo? Cosa le è sembrato questo? Cioè l'ha raccontato, sì, per questo motivo? Sì. Cioè come se avesse nella sua mente una qualche attinenza con il racconto... La domanda, è così? Il ministero la domanda, mi perdoni. Le sembrò che era un colpo? Io non ho mai visto un colpo di pistola. Su un animale? No, di fucile tanti, ma di pistola c'era un buco. Era un colpo di fucile? Questo animale? Non lo so. Rossini diceva era un colpo di cannone, che sono le famose calunnie, Presidente. Vabbè. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile, avete domande? Avvocato Pellegrini. In quella occasione dell'incontro all'incrocio, chi guidava la macchina, la Ford Fiesta? Pacciani.
Accanto a lui ha detto lei che c'era un'altra persona? Esatto. Un uomo? Un uomo. Lo conosceva lei, no, quella persona? No, perché l'uomo, cioè, capisca questo, nell'incrocio si vede bene la persona che guida, perché c'è una sinistra e una sinistra, non si vede l'altro. Però le ripeto, se Pacciani avesse avuto la 500 era inconfondibile. Con questa macchina io non l'avevo vista più tanto, perché Pacciani l'avevo perso un po' di vista, perché lui era tornato a Mercatale, io ero tornato alla Sambuca come dita. Comunque lei è sicuro che lei non ha visto chi fosse, ma accanto c'era un'altra persona? Sì, senza, questo senza ombra di dubbio. Una delle due macchine. Pacciani lo tenga sempre con una riserva, come le ho detto avanti, del 10%. Riserva. Quindi al 90% lei è sicuro? Sì, esatto. Era una fiesta. Sì. Era una fiesta. Come avvenne questo incontro? Come le due macchine si incrociarono? Una delle due si fermò uno stop per far passare l'altra? Ma lei abbia pazienza, ora bisognerebbe, come le posso spiegare? Io non lo conosco l'incrocio, no, al quale lei si riferisce. Per chi non lo conosce bisogna lei, ecco, ci spieghi un pochino. Allora, c'è una strada che la viene da Chiesa Nuova e la immette a un dato punto nella strada che la viene da Scopeti, cioè che da Scopeti, dalla via Cassia, si gira, si fa la salita degli Scopeti e si va a San Casciano. C'è questo incrocio, una cosa è un imbuto. Questo incrocio rispetto alla sua direzione di marcia? No, incrocio, non è un incrocio. Due strade che le si commettano. Benissimo. A questo incrocio si arriva, per esempio, venendo da Scopeti, si arriva uno che, per esempio, gli è tardi, cammina un po' più, gli arriva a una certa velocità. A questo incrocio viene fatto, come le posso spiegare? C'è una persona lì, ecco. Tu vedi la persona, tu la conosci e tu dici, ma guarda, c'è Pietro, gli è andato dalla Tirilla, bene, la piglia la su strada, la continua la strada, la passa a Spedaletto, la continua, la fa appena una salitina, dopo, io mi ricordo bene, passai la strada. Perché le dico questo e glielo ripeto? Perché il giorno dopo venne in ballo i morti di Scopeti. E allora si disse, porca miseria, siamo passati di lì ieri sera. Ecco, è questo. Perché lei la può vedere un tamponamento sull'autostrada per andare a Bologna. Sì, sì, ho capito. La può vedere invece in un incidente, disgraziatamente, dove c'è tre morti, la si ricorda di l'incidente. Insomma, vi incrociaste. Sì. Ecco, lei lo vide di lato o di fronte? Di lato. Di vede lato. Di lato, sì. Di lato. Bene, grazie. Altre domande, signori avvocati? Avvocatessa? Scusi, solo una precisazione. Di che colore era questa Ford Fiesta che lei vide? Per me, nel era un rosso, come gli posso dire? Un amarantino, lo sa, un chiaro o scuro? Ma più sul chiaro che sullo scuro. Più sul chiaro. Il rosso, ma il rosso non è molto chiaro. Le ho detto un rosso. Guardi, io faccio maglieria, avvocato, sicché i colori gliene so decifrare bene. Non gli posso dire il colore preciso perché non guardai il colore. Gli sembrava piuttosto sul chiaro. Lei non guardò il colore. Va bene. Meglio di così. Grazie. Avvocato Colao, prego. Questo incrocio, questo bivio, era illuminato? Cioè, no. C'era però la possibilità, una visibilità tale da poter vedere? Con i fari? Eh? Con i fari? Cioè, i fari si incrociano. Cioè, se io ho, mi comprenda, se io ho una macchina qui e io vengo così, ho i fari che mi illuminano. Quindi lei lo illuminò con i fari della macchina? Sì. Ma era aperto o c'erano alberi intorno? Cioè no, c'era no, ancora non una, certa, una certa visibilità? Non ci sono altri. Lei lo ha illuminato con i fari della macchina? È chiaro, siamo a un incrocio. Lei, vedete, tutti voi mi domandate dei dettagli. Il dettaglio che io posso dire e che sono sicuro al 90% di dire è che Pacciani
quella sera era lì. Se dopo Pacciani tornava da Chiesa Nova, tornava da di dove voleva, io feci una considerazione mia. Dissi: Pacciani gli è andato perché l'ha sperduto, non so se abitava sempre lì, ma la sta lì a 500 metri. Siccome sapevo che andava, dissi: Pacciani gli è andato, basta. E la Ford Fiesta era ferma o in movimento? No, la Ford Fiesta, no, camminava, la Ford di un affare che arriva così, avvocato. Piano? Piano? Io questo posso dire, lo so, cioè non lo so, un me rammento. È venuto dopo che è venuto fuori Pacciani, a mente il discorso come Pacciani, come la lettera di Vanni, come tutto. È venuto fuori dopo, porca miseria, ma lì, e c'era anche Pacciani. E io lo sapevo la volta che venni qui. Voglio che capisca questo io. No, scusi, essendo un bivio ci fu un rallentamento. È chiaro, lì da un po' mi ha passato a 100 all'ora, c'è un qualcosa che ti porta, sia quello che viene da Scopeti, sia quello che viene da Scheda Nova, ti porta a fermarsi. A rallentare, è chiaro. Grazie, non ho altre domande. Altre domande, signori? Nessuna. Avvocato Bevacqua, prego. Senta, signor Nesi. Che pizza mangiò quella sera lei? Che pizza mangiò quella sera? Perché? No! Avvocato, guardi, gli posso dire che sabato mangiai il lesso. Se quella sera che pizza ha mangiato lei? Sì. E dove l'ha mangiata? Va bene, ho avvocato, non lo so che pizza ho mangiato. Oh. Come fa di dire pizza? E allora non lo sa. Lei dice che non lo sa, giusto? Sì, non lo so. Dove l'ha mangiata questa pizza? In un paese che forse quello che se viene a testimoniare c'ha la casa lì, gli può dire anche il nome del paese. La mia domanda è: pizza ho mangiato? Sì. 10 anni fa, ma mi perdoni? Sì. Oh. Senta. L'avvocato fa il suo lavoro, capisce? Sì, sì, sì. Io gli rispondo. Mi rispondo. Lei non mi risponde. No, no. Lei deve io gli rispondo. Io ho detto non so che pizza ho mangiato. Sua moglie che pizza ha mangiato? La prova a domandargliene a lei se no, la no, lei me lo deve dire. Avvocato, lei mi sembra una domanda ridicola. Non lo sì, sa. Non si preoccupi. Ma come fa a sapere io che pizza ho mangiato 10 anni fa? E come fa a sapere lei? Ecco, questo volevo che lei dica. Non ha capito, no, avvocato. No. E volevo che lei mi dicesse questo. No. Non sì, volevo altro per l'amore di Dio. Oh, benissimo. Allora. Io volevo che Pacciani dicesse che mi conosceva. No, il Pacciani ha già detto quello che doveva va dire. Va bene. Cioè è stato buttato. Ha già detto. Va bene, ma lei faccia il suo lavoro. Stia tranquillo che lo sto facendo da tanto tempo con molta fatica. Senta, con molta fatica. Calma, Faccia il suo lavoro nei miei confronti. Se sorrido qualche volta con estrema serietà. Nei miei confronti. Io vorrei che tutti si facesse il nostro dovere, tutti i sensi. Io penso allora, guardi, allora avvocato, siamo qui per questo. No, ma non, allora, Presidente, sto parlando con il testimone. Facciamo domande. Chiaro. E allora prego. Senta, signor testimone. E non commenti. Lei veniva dalla destra e questo signore veniva dalla sinistra, come eravate così? La mano dove ha l'anello lei venivo io e lei l'altra veniva da Pacciani. Benissimo. Oh, allora lei viene da qua e lui viene da qua. Pacciani veniva quindi dalla sua destra, diciamo. Sì, così, con destro e io sinistro. Chi è passato prima, lei o lui? Lui è passato prima. Lui è passato perché dopo io lo sorpassai in un pezzetto di diritta che ma là non si può sorpassare da quello che mi risulta. Come? Non si può sorpassare là. C'è un pezzo no, di ma, avvocato, volte, senta scusa. Avvocato, senta, io sì, sono una persona se lei mi fa domande se lei mi fa domande precise io sono preoccupato e impaurito dalle sue dagli no, che la vuole sì non sono impaurito nessuno sto tremando tutto, ma sapesse come tremo però mi dice che pizzo ho mangiato 10 anni fa, permetta. Oh, io glielo devo dire io glielo devi dire, perché naturalmente l'avvocato di fronte a una circostanza io quella che lei riferisce ha il diritto di verificare se lei è attendibile o no. D'accordo. Il diritto sì o no. Ora cioè, lei però non stia a polemizzare col diritto. No. Se non risponda nel senso dice non lo so, non me lo ricordo, se lo ricordo. Sa lo dica. Quindi lei lo avrebbe sorpassato, questo è venuto ora, perché arrivano come le ciliegie. No, perché lui ha detto, avvocato, c'era un pezzo di diritta. Sì, ma prima non l'ha detto che l'ha sorpassato, l'ha detto ora. Poi lo sorpassato. Certo.
Ho detto, non è mica incompatibile con quello che detto sorpassò. Prima. E quindi lei dove si dirigeva? A San Casciano. E quindi anche lui si dirigeva a San Casciano. Questa macchina si dirigeva a San Casciano. Questa macchina sono al 10%. A meno che non arrivi all'entrata di San Casciano, giri e torni giù per Falciani, se no andava a San Casciano. Andava a San Casciano. Verso le 9:30, le 10, che ora era? Gli ho detto, non glielo posso dire precisa il minuto, ma facendo un conto di quando siamo venuti via da questa casa in montagna, da quando si poteva essere lì, allora la doveva essere quella. 9:15, 9:30, 9:10. Sono dettagli questi, non ci se ne può. Senta, poteva essere una donna quella che stava accanto al signor Pacciani? A questo signore, anzi, perché lei al 10% di errori suoi, poteva essere anche una donna o no? Io vidi due persone, se dopo dire una donna, però lei non credo. Sa, lei vide due persone e non si ricorda bene se poteva essere anche una donna. Non credo. Scusi, permetti, abbia pazienza. Permetti, aspetti. Non credo la signora, perché una donna lasciava peli lunghi, insomma, la si vede. Dopo, le ripeto, se Pacciani fosse stato nella 500 non ci sarebbe stato alcun dubbio. Quindi lei ricorda, fa mente locale, nonostante le pizze, lei fa mente locale su quella macchina in relazione a questa sagoma che poteva essere del Pacciani e che sarebbe stata, secondo lei, del Pacciani sicuramente se lui stava in una 500, vero? Sì. Diversa, lì per lì lei non sapeva che macchina fosse. No, la Fiesta di Pacciani io l'avevo vista, ma la 500 per dire la vedevo tre volte la settimana o quattro. La Fiesta l'avevo vista meno, in quanto che, anche c'è la solita storia, ci si era trasferiti, io non andavo più a Montefeltro, Pacciani era tornato a Mercatale. Non era una macchina che avevo sott'occhio. Lei una macchina, per esempio, dietro la può riconoscere, perché posso dire, ipotesi, la macchina il signore dietro lascia un pupazzino, lascia un fanalino in più, lascia la Fiesta io l'avevo vista qualche volta, non l'avevo vista. Quindi lei io vidi Pacciani, non vidi la Fiesta. Eh? Io vidi Pacciani, non vidi la Fiesta, non posso quantificare il colore della Fiesta. Senta, ma lei che lavoro fa? Abbia pazienza. Che lavoro io fa? Fa maglieria. Maglieria? Sì. Ma lei accompagnava delle persone qualche volta anche in quelle sere, dei ragazzi, delle persone in Firenze, l'ha mai accompagnato? Dei ragazzi a Firenze? Sì, dei ragazzi a trovare delle persone. Io dei ragazzi? Come sì. Dei ragazzi? Si spieghi meglio. No, dico, accompagnava dei ragazzi a Firenze. Ragazzi? Che l'antente ragazzi? Degli uomini. Una domanda. Degli uomini, no, volevo sapere se... No, che l'antente? Questa è una domanda vaghissima. Grazie. Ragazzi, come? Che ragazzi? Io ho accompagnato Ivanni dalla Manfredicina. Ecco, qualche ma volta... Ivanni non era mio un ragazzo. Sì, ma, ecco, io li chiamo i ragazzi. Amici ragazzi, i ragazzi del 99. Tre adolescenti, ma i ragazzi del 99 o dell'88. Lei li accompagnava qualche volta dal. Chi è? Lei questi amici suoi li accompagnava per fare queste. Amici miei. Domanda, Presidente. Ma chi è amici miei? Lei ha accompagnato Vanni una volta. Ma l'ho accompagnato anche tre o quattro o cinque. Non me ne sto dicendo. Senta, chi la pagava la benzina? Chi ha risposto? Senta, Vanni veniva da me. Io, per esempio, ho dei fornitori in via Corridoni a Firenze. Mi diceva che va a Firenze. Sì, Mario, va a Firenze, perché Vanni, tenetelo, Vanni è un mito, è un buono, non è un... Non è un? Vanni è un buono, per quello lo conosco, io lo conosco da una vita. Lei ha detto un buono, è un? È un mito, un mito. Orto Solingo, Riverdì, tutto l'ora. E giugno la vittoria. Avvocato, guardi, se lei la seguita a pigliarmi per il culo, guardi, si fa una poesia. Poesia. Ecco, lei mi faccia le domande. Maglieria, io faccio serio, la poesia, non mi faccia del dironia. Avvocato. Io non mi faccia del dironia. Stia zitto. Allora, lei stia zitto. Vanni, per bacco, Vanni mi diceva, va a Firenze Renzino stasera. Sì, no, domani, bene, mi porti. E io lo portavo a Firenze. La sera. Ora mi dice dei ragazzi, abbia pazienza. Del 99 volevo dire. Va bene, va bene. Il 99? Sì, e lei non ci si capisce, non è possibile. Poco,
È lei che usa un linguaggio difficile. No, no, avvocato, adesso per favore. Ha ragione, io lo spirito vanno bene perché no, mi scusi legge. Presidente, io ora non esagero. No, ma come la mi fa la domanda precisa. Lei, mi perdoni. Cioè, e sembra gli abbia presi due bambini e portano a puttana. Bambini no, ma altra ragazzi, gente la sì. Mi dice? Non lo so. Bambini no, ma altra gente sì. Me lo consenta, l'ha detto lei prima. O no? Ha detto il bagno. Altra gente, io non so se era il bagno o altra gente. È altra vero o non è vero? L'ha detto lei prima, più volte l'ho portato. La sera, quando sono chiusi tutti, eh? O no? Chi ha chiuso tutti? I suoi fornitori, credo. No. Il Vanni quando gli andava dalla Manfredicina o come so quella si chiama Gina, perché si andava in orario di lavoro, perché io andavo a Firenze e portavo il Vanni, ed è qui che non mi intende. Io andavo a Firenze da un fornitore in via Orridoni e il Vanni lo scaricava, qualche volta ci sono stato anch'io. Oh, per l'amor di Dio. Finalmente. La mi fa un monte di discorsi, altre bambini. Altre persone le ha portate giù. Oltre il Vanni, no, perché le verifichiamo eventualmente. Ma se ci serve, no? Ci può servire tutto, ci serve. Io non me lo ricordo. Non se lo ricordo? Può darsi, ma non me lo che ricordo. Che le hanno pagato anche la benzina? A me mi hanno pagato la benzina. O qualche altra cosa? No. Nessuno? No. Lo possiamo citare questa gente o no? Per bacco. Se serve che abbia pagato la benzina. No, se serve citiamo. Oh no, mai. Prima mai. Se lo ricordo, è sicuro lei? Citiamo mai che mi abbia pagato la benzina. O qualche altra cosa, una specie di Mercedes. Non Mercedes, ma, Mercedes. Oh no, dica di no. Senta, avvocato. Lei no, io le faccio una domanda. Se e io gli rispondo, negli anni, ma tutto può essere, so succedere, ma che io mi sia fatto pagare la benzina da uno e l'ho portato da una prostituta, ma guardi, la se lo scordi. Lei lo sapeva che andava dalla prostituta? E per bacco, Ivanni mi diceva, sa che c'è un reato, voglio andare a 3, pulire il fucile, articolo 3, 1900. E a pulire il fucile, ma, che lo sa, ma lo sa che esiste un reato che si chiama articolo 8, numero 3 bene, della bene. Legge del 75, lo denunci, che si chiama, io lo denuncio, avvocato. E allora a cosa serve? No, qui in questo processo, si scivola sempre in truce, si scivola in particolari a danno dei testimoni. Che vengano a fare il suo dovere, Nesi, perché lei la fa delle domande e non sanno nemmeno d'acqua harda. Lei la faccia le domande inerenti. Insomma, io faccio la domanda, lei portava... Allora la mia dire a me che io porto le gente andare, e mi può pagare la benzina, ma lei la sogna. Io non sogno, l'ha detto lei che andava a portare queste persone che andavano a fare l'amore da queste prostitute. Porca me, ma questo è un reato. La prostituzione. E questo è un reato, perché no, è favoreggiamento. Ma andavano a fare un giro, non ci piacerebbe. Basta così. Veramente. Altrimenti... Certamente. No, si vanno in ridicolo. Avvocato, lei non può minimamente certo. Minacciare in testa in questa maniera. Questo non è assolutamente un reato, se lo fosse sarei... Le persone le fanno il sudore e la vanno a cercare delle cose e non sanno nemmeno d'acqua. Senta, se mettiamo l'esame del test su questo piano, l'avverto che lo interrompiamo. Presidente, certamente, il discorso è questo. Volevo capire un po' la personalità del testimone. Sembra evidente. Sembra evidente. Me lo domanda seriamente e correttamente. E io l'ho capito. Spiego io come sono e come non sono. No, l'ho bene capito. Tranquillo. Onesto, sicuro. Sicuramente, non c'è dubbio. Che lei sia una persona onesta, non c'è dubbio. Senta, lei ha dei motivi di astio col signor Pacciani? Nessuno. Pacciani era una persona simpaticissima, affabile, gliel'ho già detto. Quello che era Pacciani è venuto fuori solo dopo che venne fuori la storia della violenza alle figlie. Okay. Perché Pacciani si sapeva che era una persona, gli aveva avuto un trascorso, io sapevo gli aveva tirato una curtellana in un braccio a uno. Pacciani era una persona simpaticissima. Quindi dopo che lei ha saputo della cosa delle figlie è mutato il suo... Non è mutato nulla, perché io Pacciani non lo vedevo più. Perché... Qual è questo? Senta, da dove veniva lei, scusi? Quella sera da dove veniva? Non si agiti, vero? Beve un po' d'acqua, non è mia. Sì, avvocato, dove venivo? Per favore, guardi, le rammento l'avvertimento che le ho dato prima. Grazie, signor Presidente. Da dove venivo? Scusa. Venivo da, dove da una casa in montagna. No, là, in prossimità di quell'incrocio. Venivo dagli Scopeti. Dagli Scopeti. Esatto. Perché era chiuso la superstrada, certo. Dannatamente, se no sarei passato di lì.
Ho capito. Senta, poi lei se n'è andato e ha fatto da lì, da questo bivio a San Casciano, quanto c'è? Sarà 3 chilometri. Tre chilometri. Come fa? Pochi chilometri. Pochissimi. Va bene. C'è il collega che fa domande. Senta, signor Nesi, lei veniva da via degli Scopeti. Esatto. Quando è arrivato all'incrocio via degli Scopeti, Chiesa Nuova San Casciano, lei ha due strade che si immettono in una, cioè sì. Chiesa Nuova e esatto. Scopeti vanno esatto. nell'unica via verso San Casciano. Esatto. Lei, uscendo da via degli Scopeti per immettersi sulla via di San Casciano... Cioè, non immettersi, è un, teoricamente sì, è una sì, via unica. Sì, sì. Lei sta su una piccola salitella che poi riscende. Esatto, certo. Ha uno stop lei lì, prima di immettersi nella via verso San Casciano? Penserei di sì. Ecco, quindi Pacciani, che veniva, secondo lei, quella persona con quella macchina, che veniva da Chiesa Nuova, aveva la precedenza su di lei, perché sì. lei ha uno stop. Ora bisogna quindi. Vedere un solo... E quindi lei l'ha fatto passare. Lei stava leggermente in salita. I suoi fari, mi lasci chiedere sì, a me, sì. I fari della sua macchina, stando in salita, andavano in alto. Mentre la strada Chiesa Nuova verso San Casciano scendeva leggermente. Sì, però io come ha illuminato la macchina che lei ha visto? L'ho trovato, mi capisca, è stato un incontro così, cioè lì c'è questo scollinamento. Sì. Di conseguenza questo viene di qua, è un po' anticipato, l'ho trovato un po' così. Ora, non mi dica in metro... No, ma quale metro? Lei ha visto la macchina dal lato, dal davanti o dal dietro? Da laterale. Lei era a fare uno stop. Lei era a fare uno stop. Quasi laterale. Ecco. E ha illuminato la macchina o no con i suoi fari? Perché lei era in salita, No, non era in salita. Guardi, allora mi dice saprà che lei noi se era in salita o in discesa. Domando se era in salita. O la venga o me, si va lì e ci si mette no, la tua ma le domande insieme. Le faccio io, non le fa il pubblico ministero. Ma lei mi deve rispondere a me, permettendo la corte. Lei mi deve dire, con la macchina che è leggermente in salita. Ma se gli ha detto è in discesa. Scusa. Signor pubblico ministero, voglio che lui risponda a me, sto facendo delle domande. Ma lei gli sta dicendo con la macchina in salita, le ha già detto di no, che domanda è? Ma è il presidente Lasciamo che mi deve interrompere, non lei. Lasciamo fare la domanda, ma poi scusi, risponderà. È il presidente che mi interrompe. Lei è una parte processuale come me. Meno male. Guardi, ecco, meno male. Avvocato, una, mia, una volta tanto. Signori, ma per favore, via, smettiamo. Oh, no, io volevo una precisazione. Avvocato, lei più che una domanda sta facendo una lunga considerazione. No, no, io presidente non faccio lei gli deve, allora, le domande allora le faccio. Allora, guardi, forse io lei conosco... Sia zitto, lei sia zitto. Io... Allora, lei comincia a fare le domande un po' per volta. La strada dove era lei era in salita e in discesa. La strada dove veniva il presunto Pacciani. Così, piano. C'era, io ho domandato, la prima domanda mia, uscendo da via degli Scopeti verso San Casciano, lei aveva uno stop? E lui io ha detto presumo di sì. Vabbè. Io credo sì, perché lui venda a destra si chiede uno stop. Lei c'ha lo stop. L'altro che veniva da sinistra ma non aveva lo stop, veniva aveva la precedenza su di lei? Questa è la seconda domanda. L'auto veniva da dove? Veniva l'auto da Chiesa Nuova. Del Pacciani, rispetto al del Pacciani presunto, sia chiaro questo. Da Chiesa Nuova. Da Chiesa Nuova. Lei dalla sua destra o dalla sua c'è sinistra? Una strada. Lei dove si viene da Chiesa Nuova, la strada è in discesa. Dove si scollina venendo? Ma io non ci ho fatto è in salita. Perché l'ho fatta.